Buongiorno, bentornati in una fetta di paradiso, benvenuti nei prodotti terminati aprile 2019. I primi prodotti che vado a mostrarvi sono queste due tipologie di pizze acquistate all'Euroskin in offerta 1,59 euro, prezzo pieno 1,99 euro. Sono pizze abbastanza buone, da una grammatura più piccola rispetto a quelle tonde, in quanto pesano 225 grammi. Questa integrale io l'ho preferita, è molto buona, non ha ingredienti, diciamo, malsani all'interno, ma anzi sono piuttosto ottimi. Mentre questa con le patatine fritte e i wurstel è piaciuta molto a mio marito, quindi per par condicio, una a me, una a lui, ve le consiglio entrambe. Un prodotto che ho acquistato ad aprile all'MD sono state queste merendine. Sulla scia di quelle alla cheesecake, che se ritrovo il video ve le mostro in alto a destra, ero diciamo propensa a provare anche queste al tiramisù, pensando che potessero essere altrettanto buone come quelle alla cheesecake. In realtà diciamo, la briochina non è piaciuta né a me né a mio marito. Primo perché non sa di niente, non sa di caffè, non sa di mascarpone, non sa assolutamente di nulla e la consistenza anche è abbastanza granulosa, quindi queste della stessa linea di quelle sono bocciate, mentre quelle erano promosse. Costano 1,39 euro. Una carrellata di gelati presi all'Eurospin recentemente, più o meno a metà mese, sono stati Big Choc alle mandorle. Questi sono uno dei gelati miei preferiti, molto simili agli originali, molto buoni, a un prezzo veramente irrisorio, perché 3, quando li trovate in offerta li pagate 99 centesimi anziché 1,19 euro. Questi sono veramente buoni e anche come dimensioni non sono male. Mentre boccio per dimensioni ma non per sapore questi Twin Choc al caramello. Purtroppo sono molto più piccoli rispetto a questi, costano sempre sull'euro, però come sapore non sono niente male. Mentre promuovo a spada tratta i biscotti, questi tipo il Maxi Bon, perché sono enormi, sono buonissimi, sembra che mangiate gli originali. Ho terminato la farina in mulino Chiavazza, farina tipo 0 di grano tenero Manitoba. Questa è una delle mie preferite, in quanto per la lievitazione è veramente ideale. L'ho utilizzata per fare la colomba per il menù di Pasqua, di cui vi lascio la scheda informativa in alto a destra. Un prodotto che ho voluto provare al Simply, che poi è marca Ocean, sono stati i cornetti al formaggio. Per la prima volta ho rivissuto lo stesso sapore che avevo quando ero piccola con le patatine Puff, che poi non ho più trovato in circolazione. Sono veramente buoni, sanno tanto di formaggio e per 99 centesimi ve li straconsiglio. Un pane che ho voluto provare ma che non mi ha esaltata perché non sa di nulla, essendo solo base farina e acqua, è il pane asino. Io avevo provato questo marchio della Squares, non ricordo assolutamente dove l'avessi comprato perché mi è durata un'infinità di tempo nella dispensa, con l'ultimo decluttering, di cui vi lascio la scheda informativa a destra della mia cucina, l'ho tirato giù e sebbene non era ancora scaduto, l'ho buttato perché la confezione era rimasta aperta. È un pane che a me personalmente non piace, preferisco mangiarne di meno ma mangiarlo buono. Delle fette biscottate che ho voluto provare, acquistate al Simple a 1,34 euro della Mulino Bianco, sono state queste integrali. Allora, io di solito le acquisto all'Eurospin e mi è capitato di prenderle anche di un sottobrand, no, proprio del brand di Ocean, cioè proprio le marcate Ocean, e non erano male, ma queste della Mulino Bianco a me personalmente non sono piaciute. Prima perché sono più piccole rispetto a quelle che mangio di solito, in secondo luogo perché sono un pochino dure, cioè non sono fragranti, nel senso quel croccante che è friabile. Sono delle fette biscottate un pochino dure, sembrano quasi essere stantie e sinceramente ho fatto fatica a terminarle, però comunque le ho finite, ma non le riacquisto. Una pizza che ho acquistato al Simply e ho pagato un mutuo perché solo una pizza, sebbene fosse da 350 grammi, quindi diciamo un fuori misura rispetto alle pizze classiche per 25 grammi, non è che stiamo parlando di chissà quanta quantità in più di prodotto, ma che ricordo aver pagato 4,99 euro, è stata questa pizza della Rokadin.
ai funghi. Allora, come sapore non è stato male, ma la pizza sembrava di mangiare una suola di scarpe, cioè proprio l'impasto inesistente, duro, non sapeva di niente. Ecco, una pizza che a mio avviso, per quello che costa, non vale la candela. Quindi io vi sconsiglio di provarla se la trovate, non la prendete neanche in offerta perché è proprio una cosa che non si può sentire, a mio avviso. Rispetto a tante pizze surgelate, che già di per sé la pizza surgelata non è vera pizza, però ci sono tanti altri brand che meritano un assaggio, come quelli appunto dell'Eurospin, ma anche quelle della Buitoni, cioè sono comunque pizze buone e questa non mi è piaciuta. Sempre tema patatine e le Pringles, abbiamo provato queste alla paprika, che in realtà non è la prima volta che le proviamo perché spesso e volentieri le acquistiamo. E costicchiano le Pringles, come sapete, costano 2 euro e su, ci sono alcune a 2,50, altre a 2,89, alcune anche a 3 euro con il tubetto più piccolo. Però questa è la paprika insieme a ham and cheese, che sarebbe prosciutto e formaggio, e quelle al chili sono le mie preferite, quindi ve le consiglio se non avete mai provato. Giustamente non sono propriamente patate, ma sono fatte a base di fecola, di patate, però sono veramente buone per un aperitivo, per uno sgranocchiamento diverso dal solito. Un succo di frutta acquistato all'MD, di cui mi sono invaghita letteralmente, è questo della frase motivazionale "Stai sereno" della Pfanner, base canapa e cannella. Veramente, veramente ottimo. Molto cremoso, molto denso, con questo sentore di cannella, ovviamente se piace il genere. E la canapa io personalmente non l'ho sentita, però essendo comunque una base di multifrutta, quindi contiene mela, amarena, sambuco, ripes nero, lampone, e cannella e canapa, sentite tutto il resto della frutta con questo sentore di cannella. A me personalmente è piaciuto tantissimo. Questo l'avevo trovato in offerta a 1,69 euro, prezzo pieno sta più 2 euro, è mezzo litro di prodotto. Se lo doveste provare, provatelo perché è veramente buono. Ho terminato l'aroma naturale di vaniglia del brand Fiorentini. Questo io lo trovo al Todi's a prezzi veramente irrisori, perché gli aromi più o meno costano tra l'euro e l'euro e 30, e questo della vaniglia è uno dei miei preferiti. Vende anche, questi della Fiorentina vendono anche gli aromi per fare le colombe, per fare i panettoni. Poi veramente trovate una varietà estesa di aromi naturali, ed è un flaconcino da 60 ml. Ogni volta che lo finisco e ricapito al Todi's lo riprendo, perché ha cioè con questa grandezza di boccetta, ha un prezzo veramente bassissimo, molto competitivo, e poi per me Fiorentini è una garanzia. L'ultimo food umano sono le gocce di cioccolato extra fondente del lotion, 250 grammi. Queste costicchiano perché stanno sui 2,40 euro, mi sembra, rispetto alla confezione dell'Eurospin, che per lo stesso quantitativo siamo sull'euro 39. Diciamo che quell'euro in più se lo possono risparmiare, essendo un primo marchio e essendo che comunque le gocce di cioccolato hanno il medesimo gusto di quelle dell'Eurospin, o comunque del prodotto di discount. Quindi questo euro in più in eccedenza io non lo comprendo. Ovviamente ve li consiglio, sì, se vi trovate all'Ocean, se vi trovate in qualsiasi altro discount, meglio, perché risparmiate 1 euro. Terminato food umano, vi mostro il food canino. Allora, Cookie ha fatto fatica a terminare questi biscotti Radames dell'Eurospin. Strano, perché di solito lui li mangia e li gradisce, però alla fine li ha finiti lo stesso, con un po' più di tempo, ma li ha finiti. Quindi non gliel'ho ripresi ad aprile durante le mie spese, proprio per evitare che rimanessero in giacenza. Ma ho voluto riprovare i crunchy biscotti mix acquistati al Carrefour, che peraltro trovate anche all'Ocean, a 1,79 euro. L'Ocean li pagate un pochino di più, perché mi sembra che siano sull'euro 90, però questi biscotti sono consigliati essendo cotti a vapore, e sono un mix di verdure, spinaci, barbabietola. Cookie li adora, e se li odorate hanno il profumo dei Plasmon, quindi anche per me, che non li mangio ma che so che cosa sto dando al mio cane, questi della Giuntini ve li consiglio di più rispetto a questi dell'Eurospin. Ecco, se devo fare una scelta, questi al primo posto come biscotti snack per il cane. Dietro, come sempre, avete le razioni giornaliere a seconda della taglia del vostro cane. Il mio cane, essendo una taglia piccola, ne deve prendere 5 al giorno, ovviamente da integrare con l'alimentazione, ma lui ne mangia solo 3 a colazione, come vedete sempre nelle nostre morning routine.
Per quanto riguarda invece accessori e prodotti per casa e per la persona, ho terminato queste saccapocci usa e getta che avevo acquistato al Todis per 1,99€, 10 sacche con i pettucci che però ho buttato perché sono talmente irrisori che forse neanche per i bambini vanno bene per fare i dolci, in quanto invece le sacche, queste usa e getta, sono utili anche se secondo me sono un pochino troppo delicate, cioè non potete mettere grandi quantitativi di crema o pasta choux perché tende a rompersi la bocchetta, cioè nel momento in cui mettete la bocchetta di metallo o di plastica dove erogare la crema o comunque l'impasto si spapana perché la plastica è troppo delicata, è troppo leggera, quindi cioè non lo promuovo, non lo boccio, se vi serve all'occorrenza va bene, ma più per una cioccolata fusa, più per fare delle decorazioni diverse, ma non per farcire. Ho terminato il detersivo ammorbidente per la lavatrice, questo è uno dei miei preferiti, della Dexal insieme a quello rosa, veramente veramente ottimo. Questo è il gelsomino, adesso ho la confezione maxi da 4 litri, che la sto utilizzando e centellinando perché mi piace tantissimo, rilascia il profumo, rilascia i panni morbidi, insomma fa quello che deve fare a un costo veramente low cost. Un doccia schiuma della Near bocciato che non è piaciuto né a me né a mio marito è stato questo con le note d'ambra e l'estratto di sandalo, e no, assolutamente no ragazzi, dice idratante ma non idrata nulla, non lascia profumazione, è come se non vi stesse, cioè come se vi stesse lavando con l'acqua, praticamente non serve a niente. Sono 500 ml, siccome costicchia perché sta sopra l'euro, voglio dire comunque al di sotto dell'euro, se andate in questi grandi magazzini trovate tantissimi prodotti di brand, di marca, che sono molto migliori di questo. Questo nel particolare, perché poi ci sono altri con altre profumazioni che non sono male. Ho terminato lo shampoo Palmolive, questo per... ah no, questo non è quello mio, scusate, questo è quello alla pesca per tutti i tipi di capelli di mio marito lo stradora, infatti sarà forse la quarta boccetta che utilizza, adesso gliel'ho cambiato con il color look dell'Eurospin, con cui si trova anche abbastanza bene. Questa è la confezione da 350 ml, è un low cost e io ve lo consiglio, ve l'ho sempre messo tra i promossi, e sia quello colorato che questo per tutti i tipi di capelli, quindi ve lo ripeto, è un promosso. Ho terminato, forse a malincuore ma forse anche no, i pannetti, questi sostitutivi degli Swiffer levapolvere, ci sono 5, contengono 5 scopettini con uno scopettino di plastica da supporto. Questi costano tanto ragazzi, io ce l'avevo perché l'avevo trovato in offerta un po' di mesi fa all'acquistapone, ma diciamo di default io non utilizzo questi originali, utilizzo quelli dell'Eurospin oppure quelli della Lidl, che secondo me sono comunque aerostatici nel raccogliere peli e polvere allo stesso modo dello Swiffer, ma costando anche forse un quarto a volte rispetto al prodotto originale, quindi sì, in questo caso il prodotto originale potrebbe essere migliore, però costa troppo ragazzi, costa troppo. Ho terminato le spugnette, queste abrasive per lavare i piatti o anche per pulire il bagno dell'Eurospin, adesso hanno cambiato il packaging perché non trovate più le spugnette nella confezione lunga, ma l'hanno messo salva spazio nella confezione quadrata. Questi mi trovo bene, calcolate che io sostituisco le spugnette per la cucina una volta ogni 2 settimane, per il bagno una volta ogni 2 settimane, quindi queste ce ne sono 6 mi sembra, sì, 6 pezzi, mi durano insomma quei 2 mesi, 2 mesi e mezzo. Qui c'era la spugna che avevo riacquistato al Simpli per mio marito, una spugna che non è niente male perché da una parte c'è proprio la spugna, dall'altra c'è quella spugna fatta a retina che potrebbe diciamo servire per fare lo scrub, quindi l'avevo pagata sull'euro e ha vari colori, si chiama Plastic Manna come brand, non è male. Ho terminato poi le lamette doppia lama rasoi Comfort della Cosmia, questi non ricordo assolutamente dove io l'abbia presi perché non sono dell'Eurospin, non so se forse l'ho presa da Lidl, non lo so da dove provengono, forse un sottobrand di Ocean, non lo so, non ricordo quanto costano, ma non mi sono piaciute perché avendo la testina fissa e anche se hanno la doppia lama, comunque non mi hanno fatto esaltare, non hanno neanche l'aloe sopra che potrebbe sembrare inutile ma in realtà è lenitiva quando andate a tirare su il pelo, quindi
non ve le promuovo, tanto più non ricordo neanche dove le ho acquistate, quindi comunque bocciate. In ultimo, il dentifricio questo celeste dell'Ocean, che mi aveva consigliato, credo, Paola, ma non vorrei sbagliarmi, o Paola o Irina, ciao ragazze, non mi ricordo quale delle due me l'avevate consigliato. A me personalmente piace più quello verde, questo sembra che non pulisce, quindi infatti non l'ho riacquistato. E questo è sempre dell'Eurospin, costa 69 centesimi, avevo trovato recentemente sia quello verde che quello celeste, l'ho offerto a 55, quindi ne avevo presi due verdi. Quindi questo, per quanto riguarda i miei gusti, è bocciato, però so che alcuni di voi lo utilizzano e si trovano bene. Ragazzi, questi sono tutti i prodotti terminati di aprile, spero di avervi fatto compagnia, grazie per aver guardato questo video, vi do un grande bacio, vi rimando al prossimo, ciao!